Vi faccio vedere cosa ho acquistato al supermercato, siccome mi servono, ve lo faccio vedere adesso. Allora, ho preso, perché ho finite, le salviette della Nivea professionale, struccanti per trucco waterproof, senza risciacquo, e sono 20 salviettine, questi qua, che l'altra volta le ho provate e mi sono trovata abbastanza bene. Siccome ho trovato solo queste, allora le ho volute di nuovo comprare. Invece, ho preso sempre della Nivea queste qua che erano in promozione. Allora, i prezzi più o meno dovrebbero essere 1,89 euro. Queste invece sono 25 salviettine. Rimuove anche il trucco waterproof. Detergono e idratano a fondo con una pelle morbida e fresca per occhi, labbra e viso. Queste 3 in 1. Queste qui, se non mi sbaglio, non mi ricordo se le avevo provate. Comunque, vabbè, li provo e poi vi farò sapere. Io ho preso queste due confezioni della Nivea. E per finire, siccome io amo le candele e vado pazza, ho preso questo qui con bacche e spezie, candela profumata. Questo l'ho pagato 2 euro, ha praticamente il bicchierino e ha un profumo buonissimo. Scusate se sentite l'asciugatrice che va. Comunque, è buonissima. Io amo, amo le candele profumate. E dovevo prenderla perché non riuscivo. Con l'odore che ha, non riuscivo a dire di no, e alla fine per 2 euro in promozione invece di 3 euro l'ho presa ed è buono, buono, buono. Questo è stato il mio piccolo acquisto, così li uso e li utilizzo. Per cui questi tre sono stati i miei piccoli acquisti. Vi faccio vedere cosa ho acquistato, anche se non vi ho fatto vedere la clip con il negozio. Comunque, sono andata da Pittarello. Questo, ho preso due paia di scarpe. Adesso vi faccio vedere. E lo scontrino è qua. Ovviamente col Black Friday. Questa clip va sul vlog, per cui non farò un video a parte. Comunque, col Black Friday c'era il 50% di sconto e ho preso due paia di scarpe e ho speso 34 euro. Scusate, ma un po' di maligola. Allora, il primo paio costavano 33 e il secondo 34, se non sbaglio. Allora, il primo paio è questo per 35 euro, scontato la cassa del 50%. E sono questi stivaletti qua, che siccome io l'ho rotti e non ce l'ho da un bel po', ho voluto comprare questi qua con un po' di tacco. E ho pensato di metterli quando vado in Thailandia. E sono questi, fatti così. Credo sia un po' rovinato, però non mi sono fatto caso. Allora, questo è il numero 38. Io però porto il 39, stranamente mi vanno. Sarà 5 cm di tacco, credo, non lo so. Comunque, secondo me sono comode e andrebbero bene per il viaggio, andate e ritorno. E allora ho pensato di comprare questi qua, che sono molto carini. Fatti così. Poi questi, che l'ho pagati 33 euro, però questi sono il numero 39, sempre lo sconto della cassa al 50%. Questi sono un po' più alti e li volevo, cioè li ho presi per andare in giro quando voglio mettermi i tacchi, sinceramente. Allora, secondo me sono quasi uguali, cambia solo il tacco che è un po' più alto e è più o meno 10 centimetri di tacco, e anche questi sono comodi per camminare e andare in giro. Comunque sono anche carini. Allora, io, siccome a me piace il nero, ho voluto comprare queste, cioè solo nero compro io, grigi così non li comprerò mai, cioè sì, ogni tanto, dipende dal modello, dipende dalla scarpa. Questi sono 39, infatti io porto il 39 e secondo me sono tutti e due belli. Quale vi piacciono? Oh, sì, sono quasi simili, ma questo è un po' più alto
e quelli sono un po' più corti. Ovviamente cambio anche il tacco. E per il momento questi. Poi quando ci saranno i saldi a gennaio, io tornerò dalle vacanze e prenderò altre paia. Per il momento mi accontenterò di questi qua, che secondo me vanno bene. Per cui niente. Questo è stato l'acquisto che ho fatto da Pittarello e diciamo che sono anche stata fortunata perché praticamente le scarpe sono tutte e due scontate al 50% e sono stata molto fortunata. Per cui niente, questo qui, queste sono le scarpe. Buongiorno, allora, questo video è iniziato così. Allora, le clip che avete visto prima praticamente sono quelli di 2 o 3 settimane fa, per cui calcolate che quegli acquisti lì li avevo già fatti da un bel po' e siccome dovevo farvele vedere, li ho messi in questo vlog. Per cui in quei giorni lì ero malata, per cui si parla di 2 o 3 settimane fa. Detto questo, sono guarita da un bel po' e vabbè, a parte la tosse, però quella c'è sempre. Questo è un vlog natalizio, per cui avete visto che ho impacchettato 2 o 3 regali. Gli altri regali non ve li ho fatti vedere perché sennò i video, ogni vlog faccio vedere solo che impacchetto regali, per cui non era tanto bello farle vedere sempre, per cui non so perché ripeto sempre le stesse cose, ma in poche parole, in questo video vi ho fatto vedere solo gli ultimi, tra virgolette, regali che ho impacchettato, anche se ce ne sono altri. Comunque, a fine video vi farò vedere l'albero di Natale, quello piccolo, delle luci, come sono venuti, che non ve l'ho fatto vedere. In più, siccome mi sono dimenticata e non ho avuto tempo, volevo aprire con voi il calendario dell'avvento della Yarosche.
non si pronuncia tanto così, ma vabbè, avete capito, della Roche. E siccome non l'ho ancora aperto, perché volevo aprirlo insieme a voi per vedere cosa troviamo dentro, volevo in questo vlog apriamo questo calendario. Non tutto, perché poi, in poche parole, le ultime caselle le apriremo il 23, che è lunedì, prima della vigilia. Allora, volevo dirvi solo due cose. Ho cambiato i vlog, perché così almeno vi avviso. In poche parole, voi vedete questo vlog giovedì. Sto montando, cioè sto caricando l'altro che andrà martedì. Io sto registrando per farvi capire. Oggi è lunedì 16, sono già le 12:09. Oggi è lunedì 16. Sto già caricando il video che voi vedete martedì, che domani, ma per voi ovviamente sarà giovedì, perché questo video lo vedete giovedì. Invece l'altro che sto caricando, che adesso vi farò vedere, è praticamente quello che avete già visto. Anzi, se non l'avete visto, andatelo a vedere. Comunque, questo video andrà giovedì 19, che è il secondo vlog mass. E sperando che non dura tanto, sperando che non lo faccia durare tanto, sabato 21 ci sarà lo shopping per il viaggio. Io già vi dico i video, così almeno sapete. Invece i penultimi vlog, che ho deciso di farne solo 4, non più 5 ma 4, per il problema che ormai siamo alle feste, praticamente uscirà il vlogmas 3 il 23 lunedì. Invece nei giorni festivi, che è praticamente la vigilia, il Natale e Santo Stefano, non ci saranno i video, per cui per 4 giorni festivi non ci saranno i video. Siccome ho detto, è festa, uno mica sta su YouTube a vedere i video, cioè sta in famiglia, guarda, scarta i regali, eccetera. Per cui gli auguri ve li farò il 23, che è lunedì. E poi sabato, che è 28, ci sarà ancora un altro video, per farvi capire. E l'ultimo vlog che vedete è il 4, il vlogmas 4, che lo pubblicherò giovedì 2 gennaio. Dal 2 gennaio, che poi vabbè vi avviso adesso perché poi nell'altro vlog non vi avviso, per cui ricordatevelo, dal 2 gennaio per due settimane, dal 2 gennaio per due settimane non ci saranno video, per cui io già scritto nel calendario, cioè nel calendario, sì, nell'agenda, i video che praticamente pubblicherò già in programma, e quelli che non ci saranno, saranno dal 2 gennaio, praticamente i video non ci saranno per due settimane, perché giustamente io parto e questa volta ho deciso di non pubblicare niente, perché poi non sto lì a vedere i vostri commenti, eccetera. Ah no, è vero che non ci saranno i commenti dal 1 gennaio, per cui niente commenti, ma non starò lì su YouTube, vloggerò in quelle due settimane che poi le vedete quando tornerò, e niente, per cui per due settimane da gennaio non ci saranno video, i 4 giorni di festa non ci saranno video, per cui vi ho detto che lo sposterò, il vlog lo sposterò per lunedì 23, e non saranno messi nei giorni festivi. Io vi ho già avvisato, perché così almeno per quelli che mi seguono da tanto, per quelli che mi seguono e guardano tutti i miei video senza perderli, ovviamente vorrei già dire questo, perché non si sa mai. Comunque, niente, detto questo, 6 minuti è già troppo, ho parlato troppo. Per cui, oggi sarà questo vlog sarà di sicuro lungo, come sempre, ma sarà in due giorni diversi. I giorni diversi sono lunedì, che è oggi, e mercoledì, per cui registrerò anche di mercoledì. Sì, registrerò di mercoledì e questo vlog lo vedete giovedì. Ok, siamo stati chiari. Comunque, detto questo, parlo un po' troppo. Gli auguri ve li farò il 23, prima della vigilia. Quest'anno non ci saranno gli auguri come l'anno scorso con gli animali, eccetera, perché volevo fare questi vlog che non ho mai fatti. Per cui vedete questo vlog intero tra lunedì questo e mercoledì insieme. Vedete questo vlog lunedì e mercoledì insieme, due giorni insieme. Per cui durerà
fin troppo questo video. Comunque, detto questo, vi faccio vedere. Così passiamo al calendario. E oggi non credo che vi farò vedere chissà cosa, perché non è che farò chissà cosa. Comunque, vi faccio vedere. Allora, sto montando il video, che mamma mia che faccia. Volevo mettere la copertina, ma non so se mettere questa, perché secondo me è l'unica decente. Di sicuro. Il problema è che volevo mettere qualche miniatura, ma non l'ho fatta, perché mi sono dimenticata. Vabbè, per il momento lascerò questo. Lascerò questo qua, anche se fa un po' cagare. Comunque, se vedete qua, YouTube è cambiato da ormai 2 mesi. Però vi spiegherò poi nel terzo Vlogmas che cosa succederà poi a gennaio. Almeno quelli che non lo sanno, io le dirò nel prossimo video. Questo qua è l'uno che voi sicuro avete già visto. Lo sto caricando. Metterò questa di copertina. Lasciamo così, questo qua non so neanche che cos'è. Niente, allora pubblica adesso no, voi lo vedete martedì che è il 17 e ovviamente i vlog li pubblicherò sempre alle 2. Cioè tutti i video che pubblicherò saranno alle 2 o alle 2 o alle 5 del pomeriggio. Per cui questo è già fatto, lo mettiamo su. Per cui il video è già dentro. Per cui domani vedete. Cioè, domani, voi avete già visto questo video e chi non l'ha visto andatelo a vedere. Detto questo, apriamo il calendario. Allora, scusate l'inquadratura, ma non so mai come mettermi. Allora, questo è il calendario della Rocher. Adesso vediamo se riesco a farlo girare. Questo della Rocher. Il calendario della Rocher che costa 50 euro, non so se potete ancora comprarlo, comunque ci sono 24 caselline e il calendario è fatto così. Andiamo a aprire le caselline insieme. Si apre così. Siccome sono curiosa, non l'ho mai aperto, comunque questo non so cosa c'è scritto perché è in inglese. Questo è il calendario. Non so neanche che cosa c'è dentro. Ok, allora, queste sono le caselle, sono 24, per cui iniziamo a aprire tutte le caselle tranne dal 23 in poi, perché poi nel secondo vlog, nel terzo vlogmas aprirò la casella numero 23, scusate, 20, facciamo così, 20, 21, 22, 23, 24, così non dura troppo questo vlog. Per cui iniziamo a vedere cosa troviamo dentro. Per cui iniziamo con la casella numero 1, che non riesco a trovarla. Allora, questa è la 3. Oh mamma mia. La casella numero... Ah, mi sembra che certi sono girati male. Questa cos'è? Ah, eccola. La casella numero 1. Infatti certi sono girati malissimo. Questa sarà... Non so che cos'è. La 12. Ok. Per cui iniziamo con questa. Si presentano così. Ma è piccolissimo. È un profumo. Ma dai, ma in una scatolina così piccola. Allora, al 1° dicembre abbiamo trovato il profumo. Questo qua, sel d'azzurro. Non so più o meno cos'è. Comunque. Profumo, questo è il primo, l'1 dicembre. Il secondo, che è questo, non so perché non riesco a vederli. Comunque, questo è il secondo. Questo è un po' più, diciamo, ma si apre così? No, non si apre così. Vabbè, questo è bello grande. Questo cos'è? Allora, questo si presenta così, dovrebbe essere un bagno doccia a fiocchi di neve. Questo è un bagno doccia di 50 ml. Ovviamente non li apro perché sennò poi dopo vanno del male. Vi farò sapere quando li ho provati tutti. Per cui questo è un bagno doccia di neve. Nella seconda casellina trovate questo. Poi
la 3, che è questa qua molto bella. Vediamo cosa troviamo dentro. Anche questo è bello pesante. Questo qui cos'è? Uno shampoo. Ah, uno shampoo. Uno shampoo con avocado. Sì, dell'avocado. Anche questo di 50 ml. Non è male. Anzi, secondo me mi servirebbero per il viaggio. Secondo me. Comunque vi farò vedere anche con questo. Poi passiamo alla 4. La 4 si vede, sì. La 4 è questa, che è leggerissimo. Io non voglio rompere le caselline, perché così almeno... questo è un... per le unghie. E non mi ricordo come si dice. No, non c'è neanche scritto. Tipo un puff. Comunque, questo qua, trovate nella 4. È morbido. Morbido, morbido. Poi, nella 5, che è qua, troviamo... vado un po' più veloce, non voglio che dura tanto. Un'acqua micellare 2 in 1, sempre 50 ml. Non so di cosa sa. Sensitive vegetal. Comunque questa, un'acqua micellare 2 in 1, che è molto carina. Secondo me questi campioncini vanno benissimo per il viaggio. Passiamo alla 6, che è qua sopra. Allora, la 6 troviamo invece una base SOS. Vediamo se riesco a capire che cos'è. Base coat. Ah, è praticamente uno smalto per le unghie. Base coat. Scusate per le mie unghie, ma sinceramente non ho messo lo smalto. Comunque, nella 6 troviamo questo. La 7, che è qua. Andiamo un po' più veloci. La 7. Cosa troviamo? Una crema idratante, giusto? Sì. Crema calmante. Questo è di 7 ml, piccolino. Sempre vegetale. Ok. 7. La 8. Qui. Sto andando velocissima, così non vi faccio annoiare. Cos'è, uno smalto? Sì, questo vediamo com'è. Uno smalto, sì, uno smalto rosso. Wow, questo qua è uno smalto rosso della Roche. Questo è di 5 ml. Fatto così. Nella 8. Nella 9, se riusciamo, lo completiamo tutto il calendario, così non devo farvelo vedere. Anche nel prossimo vlog. Nella 9 troviamo questo che... scusate, ma devo capire che cos'è. Oh mamma, allora, dov'è italiano? Ah, bagno doccia, alberi incantati. Questo è il bagno doccia, alberi incantati, sempre 50 ml. E si presenta così. Poi siamo alla 9, passiamo alle 10. Direi che questo calendario non è male. Comunque passiamo alla 10, senza perderci in chiacchiere. Allora, uno scrub. Allora, italiano, italiano. Allora, è vegetale. Applicare una o due volte a settimana sulla pelle umida. Sì, ma non dice bene che cos'è. Comunque, vabbè, te lo dice qua. È uno scrub. Scrub... gommage, qualcosa del genere, non lo so. Comunque questo nella 10. Ah, 30 ml, scusate se non ve l'ho detto per quelli che saranno interessati. Allora, questa è la 10. Passiamo alla 11, che è qui, sempre acqua micellare, questa è diversa, 2 in 1, hydra, qualcosa del genere, 50 ml. Poi la 12, 12, 12, dove sta? La 12, qua. La 12, che non si vedeva neanche.
invece nella 12 è piccolino un altro profumo Soleil, questo è il profumo, sempre campioncino piccolino. Poi 12, passiamo alla 13, che è questo. Ovviamente questi qua poi dopo li potete conservare e mettere i vostri prodotti. Comunque, questo invece è un latte corpo, alberi incantati, anche questo, sempre da 50 ml. Poi la 14, mamma mia se sono veloce a aprire, perché questo è più semplice ad aprirli. Comunque la 14, che è questa, proviamo dentro, questo mi piace di più. Bagno doccia al profumo di mango e coriandolo, al mango, chissà com'è buono. Questo qua sempre da 50 ml, molto carino. Passiamo alla 15, che qua. E ti pareva se non lo spaccavo? Dai, non è difficile aprire queste caselline. Sempre in piccolino, cosa abbiamo trovato? Che bella! Una matita, due in uno. Jumbo, ma scusa, ma che... Ah no, è chiuso. E ma cos'è una matita? Colore Jumbo. Infatti questo colore qua. Comunque non li swatcho, perché se siete interessati fatemelo sapere, che poi li swatcherò nell'altro video. Comunque è tipo un viola, più o meno, un viola scuro. E dovrebbe essere una matita per occhi o un ombretto, non lo so. Comunque, se voi avete capito, fatemelo sapere. Nella 15 troviamo questo. Poi, nella 16, che qua, troviamo... Allora, per la doccia, perché c'è... Allora, balsamo doccia ultra nutriente. Non è male, 30 ml. Questo. Poi, siamo arrivati alla 16, passiamo... alla 17, che è qui, magari senza rompere. Ok, questo è 2 in 1, sempre 30 ml, senza siliconi. Vediamo se riusciamo a capire che cos'è. Ah, una maschera 2 in 1, nutrizione, capelli secchi. Praticamente una maschera per i capelli. Presenta così. Poi la 18, qui, proviamo uno smalto rosa, sempre a 5 ml, molto carino. Poi, andiamo veloce, la 19, ormai lo finiamo tutto, facciamo prima perché tanto 13 minuti, una crema, gel crema idratante, non stop, 48 ore, una crema gel idratante. Poi la 20, qui, proviamo una crema mani, di sicuro, no, crema, allora, idratante, crema idratante. Ah, sì, crema idratante, mani fiocchi. Fiocchi di neve. Da 30 ml. Che carina. Ve lo farò sapere anche su questo. Poi la 21, che è questa. Passiamo ad aprirla, ok. Facciamo veloce, magari. Questa qua, invece, è un bagno doccia all'argan e rosa bio del Marocco. Interessante anche questa, che è fatta così, si vede poco però. Scusate se vado veloce, ma non voglio che dura questo video solo per il calendario. Poi la 22, un altro smalto, questo qui è un po' rosso fuoco, questo qua va bene per le feste. Comunque è uno smalto, sì, tipo rosso fuoco, nella 22. Poi nella 23
che questa è leggero. Proviamo dentro. Oh mio ma... oh. Ah, un mascara, ma è marrone, marroncino, si vede da qua. Comunque questo qua. L'ultima casella, che è il 24 della vigilia, troviamo dentro un rossetto, giusto? Sì, è un rossetto Grand Rouget Elixir, non so più o meno, comunque di questo colore qua, che poi il prossimo vlog vi swatcherò questi prodotti, se volete che ve le farò vedere. Comunque direi che questo era il calendario della Rocher e sinceramente 50 euro ne vale la pena, perché trovi cose che ti interessano e ovviamente secondo me sono cose che molto utili. Adesso io non metto la cavolo perché non voglio stare... Comunque direi che sono cose molto carine che trovi dentro. Niente, questo era il calendario. Questo non so se era il 6, vabbè, lasciamolo così. E fatemi sapere cosa ne pensate. Io ovviamente metto a posto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questi prodotti li userò e poi vi farò sapere... ovviamente, se sono ottimi. Vabbè, niente, detto questo. Ok, dopo mezz'ora che non sono riuscita a mettere dentro le caselline. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, fatemi sapere... Oh, mamma. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo calendario e se l'avete comprato. 50 euro per questo calendario, secondo me, è ideale ed è... bellissimo, perché ci sono tante cose interessanti, tante cose molto belle che sono molto utili e sinceramente 50 euro sono spesi giusti. Per cui niente, questo era il calendario, l'ho fatto vedere velocemente perché se no dopo questo video dura anche fin troppo. Quelle che sentite è il mio cane e se sentite urlare è mio fratello che gioca alla PlayStation e sta urlando, sta bestemmiando come non so cosa. Comunque, detto questo, niente, finisco di montare le clip di questo video qua, che voglio vedere più o meno quanto è lungo, ovviamente. E niente, direi che questa è stato questo lunedì, perché sono già la 1:30, è già la 1:30. Infatti volevo fare un po' di tapirulan e finire di montare questo video, perché poi devo... praticamente fare i regali di Natale, ancora finire i regali di Natale. Comunque vi farò vedere o mercoledì o dopo, adesso vediamo. Intanto faccio un po' di palestra, perché poi dopo le feste ha voglia di ingrassare. Invece di perdere peso, lo recupero, dato che ho perso un bel po' di chili in questi mesi, lo recupero grazie alle feste, come sempre. Comunque niente, adesso... faccio un po' di tapirulan, che come vedete l'ho già montato, cioè l'ho già fatto, devo solo fare un po' di... adesso è già anche tardi, non ho ancora mangiato, io mangerò verso le 2/3, comunque adesso vediamo. E volevo farvi vedere, questo è il regalo che devo impacchettare, praticamente la sedia che ho comprato, che abbiamo comprato per mio padre, per cui questo è un regalo che devo impacchettare ed è grande. In più sto facendo, cioè calcolate che sto già montando questo vlog, però queste sono già le clip che avete visto prima, dove impacco anche il regalo. Ovviamente qua dice che dura 22 minuti, ma io lo cancello, cioè in senso lo taglio e lo faccio diventare... massimo 10 minuti, non di più, perché già questo video è già durato di sicuro almeno 20 minuti. E poi, dopo che ho finito di fare, intanto faccio questo è il mio tapirulan, ogni giorno, che praticamente non ogni giorno, perché giustamente io, allora, aspetta che vi faccio vedere,
Ok? Allora, mi alleno a casa sul tapis roulant. Faccio un'ora di tapis roulant e certe volte prendo, vado in giro e cammino. Per cui, grazie a questo, perdo, diciamo, chili. Per cui adesso mi faccio mezz'oretta, perché ormai è già tardi, sono la 1:30, mi faccio mezz'oretta. Allora, io faccio sempre, scusate, vediamo se, non so perché non va, vabbè, niente, facciamo 2 km. Ovviamente ci vogliono le scarpe adatte, io sono vestita non da palestra, ma siccome devo riuscire, allora questa è la velocità poca, diciamo, mini. Poi adesso aumentiamo. Allora io faccio in teoria 2 km per riscaldamento, però la maggior parte ne faccio anche 3, per cui a 3 aumentiamo un po' di velocità e arriviamo a 3/4 km. Dopo vi farò vedere quando avrò finito che tempo, perché col telefono, intanto che registro, non riesco, perché se vedete va veloce. Comunque, se avete freddo vi riscalda, perché voi aumentate, diciamo, 5 e inizia ad essere già veloce. Comunque, niente, mi alleno, quando ho finito vi faccio vedere quanto sono andata. Sono già 2 calorie già perse, e siccome non riesco a registrare, perché ovviamente mi sto tenendo prima che cado, niente, ci vediamo dopo, perché questo video non vale più troppo, anche se dovrà essere un po' di Natale, ma qualcosina di Natale ovviamente c'è. Direi che basta, ho fatto 25 minuti e calcolate dalla 1:30 adesso sono le 13:57 e direi che va bene. Oh mamma, ok, sto morendo di caldo. Comunque non ho fatto tanto tanto, allora il massimo che io faccio è un'ora di seguito, solo che ormai è già tardi e essendo che sono le 2 è inutile andare avanti fino a tanto, anche perché uno non ho mangiato e preferisco prima mangiare e poi allenarmi, anche perché dopo mi gira un po' la testa. Comunque di solito faccio un'ora e brucio quelle 100 calorie. Non sono tante, lo so, però io non so, cioè non sto solo a casa e faccio quello, prendo, esco, cammino e essendo che vai in giro, vai nei negozi, vai di qua, vai di là, cammini, per cui perdi altri chili, cioè calorie, non chili, sì, ciao. Per cui questo è quello che faccio ogni 3 giorni più o meno, perché giustamente io vado a lavorare. E tra il lavoro, tra il tapis roulant, tra uscire in giro e andare in giro, giustamente le calorie, cioè, diminuiscono. Poi col lavoro che faccio io, diciamo che sudo ancora il doppio. Comunque, detto questo, se volete sapere, ovviamente non in questo mese, ma a fine gennaio, se volete sapere, o anche verso febbraio, volete sapere quanto ho perso di chili, in quanti mesi e giustamente come mi alleno in casa, fatemelo sapere sotto nei commenti, che poi a febbraio farò il video. Detto questo, è tardi,
Adesso vado a mangiare, una mozzarella così e via. E stasera vi faccio vedere le luci dell'albero piccolo, perché quello grande l'avete già visto. Faccio vedere nell'albero piccolino le luci e basta. E poi ci vediamo mercoledì, così almeno. Anzi, spero che questo vlog non è durato tanto. Adesso lo monto e guardo quanto è durato, se mai vi riprendo qualcosina, perché mercoledì facciamo più cose che tipo oggi, perché stamattina sono andata a lavorare. Poi ho portato giù i regali di Natale che erano qua sopra nell'albero piccolo dove ho fatto vedere il video del vlog, e da qua l'ho portati giù, che adesso vi farò vedere anche stasera, così vi faccio vedere come l'ho messe. L'ho messi. Detto questo, ci vediamo. Ci vediamo dopo, oppure ci vediamo mercoledì. Per cui incrociamo le dita che questo video non è durato fin troppo, perché l'altro è durato 27 minuti, cioè quello che avete già visto, che è il primo, e l'ho fatto durare poco, poco per modo di dire, e non ho messo altre clip. Invece questo non ne parliamo. Spero di no, però vediamo. Intanto monterò la prima parte di questo video e noi ci vediamo mercoledì. Ah, volevo farvi vedere la maglietta che indosso, vabbè, a parte il trucco. Ho fatto le sopracciglia che mi è andato via, non lo so. Comunque ho fatto questo trucco qui, non so se si vede, ma questo trucco, e ho messo questa maglietta presa dai cinesi sul sito che vi ho fatto vedere lo shopping, e, ed è bellissima. Una maglietta di TikTok. Troppo bella. Ah, se non mi seguite su TikTok, fatelo, perché sto pubblicando anche video divertenti su TikTok, per cui fate, cioè seguitemi su TikTok. Vi lascerò il nome di fianco, così almeno. Comunque, questa è la maglietta che mi piace troppo, con il cappello, adesso non so se si vede, e le orecchie. Infatti ho fatto un video, una clip del video della maglietta dove mi cambio. È troppo bella, per cui andatela a vedere. Comunque adoro. Troppo, troppo bello. Niente, questo è il mio outfit di oggi. Ci vediamo un po' più tardi. Per questo adesso sono le 2 e 4. Aumenta sempre di più. C'ho le notifiche. Vabbè, le 2 e 4. Ci vedremo verso le 5, più o meno, quando farà un po' più buio. Anche perché sta piovendo. Di cui sta piovendo, ma non so se si vede. Comunque piove. E diciamo che fino a Natale pioverà. Come non detto, ma vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo dopo.